Il nuovo patto di sviluppo distrettuale prevede un rilancio delle attività economiche, produttive, di innovazione e di ricerca per tutta la filiera ittica delle imprese regionali. Il distretto della pesca è cresciuto in questi anni, è cresciuto molto, soprattutto è cresciuto in fatturato. Le aziende del distretto hanno dimostrato rispetto al sistema pesca italiano una maggiore elasticità, una maggiore capacità di adattamento, è migliorato molto l'export. Le aziende del distretto della pesca della Sicilia esportano molto di più delle altre aziende in Italia e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Vuol dire che il distretto fa bene, fare gioco di squadra è importante, è fondamentale per fare sì che ci sia fra le aziende quell'osmosi, quello scambio culturale, quello scambio di informazioni, quello scambio di interessi legittimi, quello scambio che serve meglio e di più a internazionalizzare il sistema pesca siciliano, che serve meglio e di più a fare sì che ci sia più innovazione, ricerca e sviluppo. La Blue Economy è nel DNA del distretto. Grazie all'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo e al centro di competenza distrettuale si sono elaborati in questi anni studi, ricerche, attività che vanno in una direzione. L'Europa, anche molti ministeri di tanti paesi dell'Africa, del Mediterraneo e del Medio Oriente hanno deciso di adottare questo modello della crescita blu e noi siamo veramente felici perché questo diventa per noi un passaporto, diventa per noi una TU fondamentale per interscambiare lavoro, occupazione, progetti, attività che sono finalizzate alla crescita del sistema pesca a livello planetario. La squadra del distretto ormai è ben strutturata. E la novità è che molti comuni hanno aderito alla nuova compagine sociale, i comuni del sistema territoriale Trapani, insomma Marsala, Petrosino, Campobello, Castelvetrano, quindi comuni che hanno deciso di essere parte in questo progetto. E poi è interessante che anche altri comuni della Sicilia occidentale, Pachino, Marzamemi, Siracusa, hanno deciso di essere parte perché hanno visto che le loro imprese traggono beneficio dall'essere insieme in un cluster regionale. Beh, la rete protettiva della salute è attraverso l'educazione alimentare. Sappiamo bene che un'alimentazione dissennata negli ultimi 30 anni almeno ha portato certamente dei danni, a volte anche gravi, alla salute dei cittadini, per cui la necessità di combattere le malattie cronico-degenerative, che molto spesso, sia quelle cardiovascolari che quelle per esempio neoplastiche, derivano da alimentazioni sbagliate, non corrette, oggi fanno impegnare l'Assessorato Regionale della Salute, non solo, siamo impegnati anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio noi, ad combattere davvero stili di vita sbagliati, e fra questi stili di vita mettiamo quelli alimentari. La necessità dunque di partecipare ad un evento straordinariamente importante, al quale partecipano almeno 50 stati del mondo, quindi una piattaforma di comunicazione straordinaria, un veicolo educativo straordinario. Quindi questa è la ragione per cui per la prima volta l'Assessorato Regionale della Salute ho deciso di essere protagonista e di sostenere con tutte le nostre forze questa manifestazione, questo evento Bluesiland, proprio per veicolare questa rete protettiva della salute che ci porterà nel breve medio termine a recuperare tantissimi danni che le alimentazioni sbagliate degli scorsi anni hanno fatto alla salute dei cittadini.